sera sabato religious. Allora, lei è il curatore di questa mostra. Intanto, sì, insieme a Sonia Borsato. Insieme ad un'altra persona che ha appena citato. Vogliamo un attimo ricordare e personificare il progetto di questa mostra? Il progetto si chiama Meno 31 perché i ragazzi che partecipano sono fotografi che non hanno superato i 31 anni di età. Sono tutti fotografi internazionali che però sono fotografi europei che selezioniamo, di cui sei italiani. Sei italiani gli facciamo, attraverso una piccola borsa di studio, li facciamo lavorare sulla Sardegna e nei paesi dove li indichiamo volta per volta, a seconda del tema, a seconda diciamo, dei paesi che partecipano al circuito, perché il circuito cambia continuamente. Cioè volta per volta scegliamo paesi differenti. Oggi siete a Tempio, poi fino al 30 settembre la mostra rimarrà aperta. Sì, allora a Tempio ci sono queste due mostre e queste due mostre rimarranno solo qui. Cioè tutta la Sardegna che può vedere questi due autori può venire solo qui. Mentre in altri paesi ci sono altri autori. In pratica si è costruito un festival a rete, in modo tale che con un piccolo contributo da parte di molti si riesce a mettere in piedi un progetto ambizioso come questo, perché in pratica questo adesso circola in Sardegna, ma da settembre in poi ci sarà un giro internazionale che seleziona i 5 progetti più meritevoli, gli darà un premio in denaro e poi il prossimo anno gireranno nelle capitali europee. Quindi la condizione è quella di essere assolutamente sotto i 30 anni. Sì, questo sì, perché scegliamo giovani che in pratica abbiano uno sguardo morfo, che abbiano già una formazione fotografica, quindi vogliamo conoscere i progetti che hanno già presentato. E molti di questi hanno fatto scuole specifiche di fotografia. E le foto che vediamo qua a Tempio in esposizione alla Chiostro? Le foto qui a Tempio sono di due autori amichisti molto giovani, un russo tedesco, Konrad Lipper, che ha fatto un lavoro sullo sguardo della memoria molto politico, che ha fotografato l'Ulster, cioè nel nord dell'Irlanda, dove ha in qualche modo evidenziato questa criticità di questa popolazione che vive questa contraddizione politico-religiosa, ideologica, diciamo così. E poi una ragazza russa che invece ha raccontato la crescita di due adolescenti e fotografato nel tempo. E quindi in qualche modo la memoria è quasi un gioco che rimanda al passato, però rimanda anche all'immaginario, quindi un lavoro molto letterario, dove la fotografia è un pretesto per fare letteratura. Ecco, e in questo contesto che si inquadra la Sardegna in qualche modo? Sì, diciamo che la sfida di questa edizione del 31 era chiedere ai ragazzi, che sono molto giovani, di affrontare il tema della memoria, che è una cosa ben diversa se la affronta a una grande età. Quindi i giovani di oggi, soprattutto le nuove generazioni, che le memorie ne hanno poche, soprattutto la memoria di rimbalzo dei genitori e dei nonni, diventava interessante vedere che tipo di memoria elaborano, quanto è una memoria tradizionale o quanto invece queste memorie sono un pretesto che può essere letterario oppure generazionale. E i risultati sono che ci sono veramente tante risposte, tante soluzioni. Infatti, il grande fascino di questo festival è che ci sono tante soluzioni, tante idee, quindi chi avrà la voglia, la fortuna di andare in giro per la Sardegna a vedere questi 18 lavori, si accorgerà di quanto è interessante anche la fotografia. Se dovesse dare uno, due, anche tre, se vuole, aggettivi alle foto che vediamo qui esposte qua a Tempio, lì come le definite? Allora, sono foto che hanno la caratteristica di essere progetti e da questo punto di vista possono essere lette in vari modi, quindi è molto intrigante. Praticamente fanno concorrenza alla letteratura, fanno la concorrenza al cinema, fanno la concorrenza al vivo. E quindi da questo punto di vista noi siamo orgogliosi che le giovani che magari in Italia espongono per la prima volta, quindi perfettamente sconosciuti, invece come dire, producano dei lavori che si fanno guardare. E questo è uno dei fascini della fotografia. Ecco, lei mi diceva che questa mostra a Tempio riguarda soltanto gli autori, mentre altri autori stanno esponendo, sì. Ecco, dove in particolare, allora, in modo tale di dare anche qualche indirizzo. Sì, Sassari, per esempio, c'è comunque un programma generale abbastanza dettagliato dove ci sono date, mappe, orari. C'è Sassari, per esempio, c'è Nioneli, che inaugureremo domani, c'è Lula, provincia di Nuoro, c'è Villa Verde, che è un paesino della Marmilla, c'è Villa Sorra, Campidano, c'è Cagliari, c'è Armungia,
un paese gemellato con Tempio, oltretutto, all'ingresso dei due paesi città c'è questa citazione, quindi noi pure abbiamo capito che tra Tempio e Armugia c'è un feeling diretto. Sì. E ad Arzachena si terrà, diciamo, la conclusione di tutta questa rassegna, perché lo sponsor principale di tutta questa manifestazione, che viene sul RAU, ha messo un premio in denaro, e una giuria internazionale valuterà questi lavori e deciderà a chi assegnare questo premio di 5.000 euro, che a livello europeo è un progetto molto ambizioso per ragazzi che stanno appena cominciando, stiamo parlando di giovani. Quindi. Grazie Salvatore. Grazie a voi. Grazie. Perfetto. Spero che qualcosa possa